scrittura non è un bene accessorio, è un bene primario. Leggere forma la coscienza e lo stile. Riconoscete un bravo lettore dalla sua espressività e dalle sfaccettature con cui riesce a colorire i suoi discorsi o anche a volte le proprie opere letterarie o artistiche. Il libro di cui vi parlo oggi è uno dei tanti che ha nutrito la mia coscienza. Scritto da Marinella Fiume nel 2019, il libro, già dal titolo, propone un omaggio ed un riconoscimento al mondo femminile. Infatti si chiama Ammagatrici. Ammagatrici è infatti un neologismo studiato dalla stessa Marinella Fiume per parlare di donne sirene, di donne divine e dee, donne che comunque nutrono il mondo con la loro sapienza millenaria e sotterranea. Il libro si dipana attraverso 11 scritti sognanti e già il numero 11 non è stato scelto a caso, ma è profondamente simbolico, essendo un numero palindromo. Sono 11 racconti che sembrano vivere al di sopra della soglia della coscienza. Qui la femminilità non è soltanto ammagatrice e densa di fascino, è anche quella forma femminile che prende la terra madre, la nostra Sicilia in questo caso, che è disegnata qui in questo libro in tutto il suo splendore, dalla solennità del Monte Etna con il racconto ambientato nella villa di Lucio Dalla, situata a Milo, alle pendici dell'Etna, fino al museo di Morgantina, da Idone, oppure per arrivare a Taormina, a Scicli, a Noto, fino a Palermo, la città simbolo dello splendore artistico della nostra terra, della nostra Sicilia. Nessuno però che non ami la grecità, cioè la civiltà che ha saputo dare voce all'animo umano meglio di qualunque altra, potrebbe amare questo libro, siete avvisati. Però è anche vero che chiunque non ami e non cerchi di comprendere a fondo la grecità, forse non ha compreso veramente il vero senso della nostra vita, in quanto esseri mediterranei, eredi di quel mondo greco che fu dei nostri progenitori. Marinella Fiume, che ha avuto anche una soddisfacente carriera politica, oltre a quella di docente, è riuscita ad influenzare con la sua sagacia e potenza intellettuale anche le usanze ed i costumi locali dei paesi meno modernizzati della nostra Sicilia, contagiando con la sua sapienza femminile, con il suo amore per il femminile, chiunque la incontrasse.